3288757845 il numero per inviare i vostri sms WhatsApp, l'email diretta @rbe.it. Proseguiamo, anzi apriamo in effetti la nostra puntata di oggi e accogliamo subito il nostro primo ospite. Diamo il benvenuto a Davide Rosso, direttore della Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice. Buongiorno Davide, bentornato. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Grazie a te per essere stato solerte nel cogliere la nostra sollecitazione, perché ci ha incuriosito una iniziativa che abbiamo visto che il Centro Culturale Protestante sta organizzando insieme al GEP, Gruppo Escursionisti Protestanti di Torino. Qualcuno forse se lo ricorda, li abbiamo già intervistati in più di un'occasione. È un gruppo, insomma, legato alla Chiesa Valdese di Torino, ma che non raccoglie solo membri della Chiesa Valdese di Torino, che organizza delle passeggiate in montagna, dei momenti in cui magari ci si sofferma anche a fare una piccola riflessione biblica, in cui si condivide la giornata, si condividono anche i pensieri, le emozioni. Cosa state organizzando insieme al GEP come Centro Culturale Protestante? Allora, il tutto nasce quest'estate, perché come Centro Culturale Valdese abbiamo fatto una delle passeggiate storiche a cui ha partecipato un folto gruppo del GEP, e ci siamo detti: ok, va benissimo andare in montagna, va benissimo scoprire i luoghi della nostra storia, sia valligiana che valdese protestante qui, quando però si può fare la stessa cosa anche in città. E non è detto che la città sia più povera di luoghi o di storie da raccontare. E allora abbiamo detto: perché non cominciamo a farlo su Torino? Loro sono un gruppo legato anche alla Chiesa di Torino, alla Chiesa Valdese di Torino, che già intanto è Chiesa Valdese dal 46. Ci sono 40 metodisti episcopali che sono entrati nella Chiesa Valdese, Evangelica Valdese di Torino, e quindi andiamo anche a vedere dove la Chiesa metodista episcopale si trovava. Ma Torino non è solo Chiesa Valdese e Chiesa metodista dal punto di vista protestante, è anche stata e tuttora città in cui le comunità battiste sono molto forti, e quindi perché non fare anche un salto davanti almeno al Tempio di Via Passalacqua, poi magari entriamo anche, ecco. Ma poi ci sono due templi valdesi, insomma, da le lì chiese luterane anche. Poi ci sono le chiese luterane. Da lì è cominciata un po' una ricerca che sto portando avanti io, ma anche Daniela Bressì, per cercare di trovare i luoghi che ci raccontino come Torino è stata protestante, riformata nel Cinquecento, quindi cosa non molto conosciuta. Cioè, di solito si ricorda Varaglia, il Rogo, ma sì, in realtà i protestanti riformati a Torino nel 500-600 erano presenti, erano stranieri più, però c'erano, esisteva un movimento. E prima comunque, da un certo punto, Torino è capitale, prima di essere capitale comunque è il centro a cui si fa riferimento, quello che oggi è il Pinerolese. Certo. E quindi scopriamo che ci sono altri luoghi insospettati che sono importanti per raccontare questa Torino un po' differente, un po' diversa dalla Torino che di solito si racconta, no? Certo. Ne cito uno perché forse vale la pena: Palazzo Madama per noi è il palazzo con questa facciata barocca, e dietro a le due torri, per quelli un pochino più informati, ma ormai sono parecchi, queste due torri in realtà erano un'altra delle porte romane di Torino, però è anche stata prigione a un certo punto, e per i valdesi in quel caso di fine medioevo, poco prima della riforma, dell'adesione, meglio, del movimento valdese alla riforma, quel palazzo non era un bel palazzo, no. Era un qualcosa che, se riuscivi a evitare, era meglio, ecco, non perché da lì poi ti portavano
nella migliore delle ipotesi o nella peggiore dal punto di vista della fede, nella cattedrale, alla conversione. Alla conversione. Nella peggiore delle ipotesi o nella migliore dal punto di vista della forza della fede, finivi in piazza. E quindi i roghi che avvenivano lì. Davanti proprio a Palazzo Madama. E quindi riscoprire Torino anche con questi occhi ci aiuta un po' a capire che cos'è quello che noi abbiamo intorno, no? Certo. Non è un luogo turistico e basta, in quel caso. Un luogo sono che un porta luoghi della ricchi storia. Di storia e di senso. Certo. Per noi protestanti, ma anche per i cattolici, certo. O per le altre confessioni. Bella idea, bella iniziativa che insomma ci fa piacere raccontare, perché sono anche degli aspetti culturali che poi fanno parte del background, no? Della cultura di tutti noi, protestanti o non, però insomma conoscere le origini, la storia, e non sempre insomma le storie brutte, anche delle storie positive, più belle, ecco, da raccontare, c'è un po' di tutto, ecco, nel passato. Allora, questo appuntamento, questa passeggiata per la Torino protestante che appunto si sta organizzando dalla Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice, del gruppo Escursionisti Protestanti di Torino, sarà sabato 25 di novembre. Si parte e si ritorna dal Tempio Valdese di Corso Vittorio. Sì, vabbè, una piccola anticipazione possiamo ancora farla. Ci spostiamo di diversi secoli in avanti, arriviamo al 1936-37, siamo in corso Principe Oddone, secondo tempio, direbbe qualcuno, primo direbbe qualcun altro, perché lì poi, ma lo spiegheremo, sì, per chi verrà il 25. Tempio Valdese, sì, scusate. Pastore Emilio Ravazzini, metodista. La chiesa metodista episcopale stava andando lentamente verso la chiusura per motivi anche economici, e lui viene assunto, preso in carico, si offre alla chiesa valdese e gestisce quel tempio, quella comunità, sta in quella comunità. Quella di Corso Principe Oddone, quindi poco distante da Porta Susa, che già esisteva, siamo nel 1936, quindi siamo già vicini, sì, molto come vicini. Tempo. Leggendo i suoi sermoni, lui davanti, prima del sermone, si scriveva gli appuntamenti che poi avrebbe letto alla fine del culto. Gli annunci, ecco. Leggere gli annunci di un anno ti fa capire come quei luoghi e quelle comunità fossero vive e fossero in qualche modo un qualcosa di anticipatore rispetto a quello che siamo oggi, perché siamo vicini nel 1936, ma siamo ancora un po' lontani dalla federazione delle chiese, dalla collaborazione valdese, metodista e battista, da cui nasce per esempio Riforma. Però settimanalmente c'erano degli incontri di preghiera comuni che gestivano i pastori, che facevano una sorta di equipe pastorale. C'erano 250 persone, anzi bambini, alla scuola domenicale a Torino, nella Torino Valdese, poi a cui si aggiungevano i metodisti e i battisti. Non facevano scuola domenicale insieme, però è per farci capire com'era diverso quel mondo lì, ma era già un mondo che collaborava, che provava a intessere delle reti. Certo, a lavorare in rete, a lavorare insieme. Il patto di integrazione arriverà solo negli anni 70, nel 75. La collaborazione con le chiese battiste arriva anche più o meno in quegli anni, negli anni 80 poi, ma tutto nasce già prima della guerra, e Torino è laboratorio, forse non è l'unica città a essere laboratorio, però in modo particolare. È bello, certo. Andando sui luoghi, in Corso Principe Oddone, Corso Vittorio, ma via Passalacqua, via Lagrange, si scopre come tutti questi luoghi abbiano delle strade che li uniscano, che non sono le strade che noi conosciamo, che frequentiamo, semplicemente perché ci siamo dimenticati di cosa succedeva. E quindi può essere un bel modo per rileggere Torino, ma soprattutto rileggere la nostra storia.
Quindi noi diamo l'appuntamento per questo per questa passeggiata della Torino protestante, ecco, sabato 25 novembre. Dicevamo, si parte e si ritorna davanti al Tempio Valdese di Corso Vittorio Emanuele II, e alle 9:30 la partenza, al ritorno nel pomeriggio, ecco, con la previsione di un pranzo al sacco. Sì, quindi siete tutti invitati. Se posso approfittare, inviterei sì, anche chi ci ascolta e che magari è qui delle valli, il 30 invece di novembre. Quindi giovedì prossimo. Giovedì prossimo, quando faremo... No, non è vero, tra due giovedì. Il giovedì dopo la dopo domenica. Dopo il 25. Quando qui al Museo Valdese, insieme al Museo di Scienze Naturali di Torino, proveremo a leggere l'erbario Rostand, che noi abbiamo che è stato restaurato, digitalizzato recentemente, sì, proprio è restaurato anche dal Museo di Scienze Naturali. Però gli esperti del museo verranno da noi, e insieme a chi ci sarà, chi vorrà partecipare a questo giovedì dell'abbonato, perché è legato anche all'abbonamento musei, ma è aperto anche alle altre persone, insieme proveremo a fare un erbario, almeno un foglio di erbario, o a capire che cosa significa provare a fare una fotografia al territorio. Per quello che mi è venuto in mente, legato al territorio, a leggere il territorio. Sì, a leggere in qualche modo, in maniera leggermente diversa il territorio, a dare un senso leggermente diverso e provare a capire che dietro l'apparenza a volte c'è anche altro, e quindi si può andare avanti. Quindi il 25, 9:30. Se vi prenotate scrivendo o telefonando, agevolate l'organizzazione. Ci agevolate la vita, ecco. Si può telefonare sia alla Chiesa Valdese di Torino che al Centro Culturale Valdese di Torre Pellice. Il 30 alle 17 invece ci sarà questo momento più da tavolino, diciamo, però per provare a guardare le fotografie, ecco. Bene, anche perché insomma si coglie l'occasione, poi il museo chiude per il consueto periodo invernale, quindi insomma questa è una delle ultime occasioni che si ha anche per poter vedere, frequentare i locali. Grazie Davide Rosso per essere stato con noi, direttore della Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice. Segnatevi queste due date: 25 novembre passeggiata a Torino, 30 novembre il giovedì successivo l'erbario e la scoperta degli erbari per i giovedì dell'abbonato al Museo Valdese. Anche se uno non è abbonato all'abbonamento musei, può comunque partecipare. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi e grazie a chi ci sta ascoltando.